Quando diamo il ben ritrovato al nostro teologo e biblista di fiducia, padre Alberto Maggi. Ciao padre Alberto, ben ritrovato. Buona domenica Francesca. Di cosa ci parla il Vangelo di oggi, il Vangelo del giorno? Oggi ci presenta due belle sorprese, il capitolo 4 di Marco. Gesù comincia dicendo il regno di Dio è come... Come sarà il regno di Dio? Uno si immagina uno splendore di liturgia, fiumi di incenso. Invece Gesù parla e fa comprendere nella maniera che tutti quanti possono capire. Dice come un uomo che getta il seme nella terra e che quindi produce frutto. Cosa vuol dire? Che l'uomo e il messaggio, la parola di Gesù, il Vangelo, sono fatti l'uno per l'altro. Se non si incontrano, restano sterili. Ma se si incontrano, in ogni persona, in ognuno di noi ci sono energie che a contatto con il messaggio di Gesù liberano tutte le sue potenzialità in una misura che neanche possiamo comprendere. Ma c'è un'immagine che va compresa nella cultura dell'epoca. Quando alla fine dice che quando il frutto è pronto si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura, bisogna rifarsi alla cultura del tempo, la vita dei contadini, come anche delle nostre parti fino a un secolo fa. Era terribile, dura, fatica e dolore, ma il momento della mietitura era la grande gioia, si chiamavano i parenti, i vicini, tutti concorrevano. Quindi Gesù sta dicendo che quando l'uomo, sviluppando queste energie, si dona agli altri, è fonte di gioia incontenibile. E l'altra immagine, Gesù dice ugualmente, con cosa possiamo paragonare il regno di Dio? La gente lo sapeva. Il profeta Ezechiele nel capitolo 17 dice come il monte più alto di Israele, su questo monte ci mettiamo un cedro, il re degli alberi, qualcosa di splendido, di magnificente, che da lontano attira l'attenzione. Dice, dice come un granellino di senape che viene gettato e produce un arbusto ed ecco la sorpresa, e diviene più grande di tutti gli ortaggi nell'orto di casa. Quindi non attira l'attenzione per il suo splendore. La pianta della senape nei luoghi propizi arriva sì e no a 2 metri. Ma cosa vuol dire Gesù? Che il regno di Dio, anche nel momento di massimo sviluppo, non attira l'attenzione per la sua magnificenza, lo splendore, ma la conclusione è gli uccelli vanno a riparo della sua ombra. Gli uccelli erano animali inutili, disprezzati. Ecco il regno di Dio: accoglienza per le persone emarginate e per gli esclusi. Questo è interessantissimo come tematica, soprattutto il fatto di non riconoscerla all'inizio, ma di riconoscerlo poi dai frutti, no? Potremmo dire, citando un altro passo evangelico. Sì, tutta la dinamica di Gesù che si fa pane, ricordiamo che nell'Eucaristia Gesù si fa pane, è perché l'uomo diventi pane, diventi nutrimento di vita per gli altri. E quando l'uomo si dà, non perde, ma guadagna. Questa è la bellezza del messaggio di Gesù. Quindi il darsi e donarsi per farsi come un piccolo granello di senape. Tra l'altro so che te l'hai piantato, la senape, ti è venuta su. Io non l'ho mai vista questa piantina dal vivo. È difficile dalle nostre parti. Portai dei semi da Gerusalemme e a Techino, no? La pianta della senape, però, ricordiamo, è temutissima dai contadini perché questi semi piccolissimi con il vento sono infestanti, si infilano nelle fessure dei muri. Allora Gesù cosa vuol dire? Sarete una realtà che anche nel momento del massimo sviluppo non è appariscente, però è infestante, arriverà ovunque, perché ovunque c'è gente assetata di vita e d'amore. E comunque il regno di Dio a qualcuno dà fastidio, no? Perché comunque è infestante e ci, insomma, permea molti aspetti della nostra vita. Come possiamo fare, io questa è una domanda che ti faccio spesso, per accoglierlo anche nel nostro giardino? Per accogliere nel nostro giardino basta rispondere al desiderio di pienezza di vita che ognuno di noi porta dentro. Quando ti incontri con questo seme, come dicevo prima, libera tutte le sue energie. Quindi ci fa fiorire l'umano che c'è già in noi. Quindi non è andare contro la natura, ma favorire la propria natura, perché tutti siamo portati alla pienezza della nostra esistenza. Purtroppo molti invece frustrano la loro vita. Ecco. Quindi il fatto di seguire il regno di Dio, i primi frutti sono proprio per noi stessi, e poi magari anche per... nello stare insieme, no? Nella comunità, come viene spesso chiamata, la comunità però umana. Grazie mille al nostro teologo e biblista preferito, padre Alberto Maggi. Buona domenica a te e appuntamento a domenica prossima. Radio Linea numero 1.